Ciao a tutte amiche, oggi con questo tutorial vi mostrerò come con semplici cose che abbiamo di utilizzo in casa possiamo andare a realizzare un bellissimo e semplicissimo portacollane. In questo caso e nel caso di anche molte ragazze che mi seguono sul mio canale lo utilizzerò e lo consiglio, lo utilizzerò per il mio prossimo mercatino, in quanto adesso poi capirete le varie cose, in quanto io ho sempre utilizzato sia un espositore da tavolo e per mettere in risalto alcune collane ho utilizzato è uno stendino di quelli da campeggio, quelli a forma di a ombrellino, ecco, che si aprono in questo modo con le varie pinze. Però punto primo, non era proprio un granché da vedersi, anche se io gli mettevo dei fiocchetti, delle varie cose. E punto secondo, mi serve perché comunque ho sempre la paura che nel trasporto o in varie cose si possa danneggiare, quindi mi dispiacerebbe anche. E punto terzo, perché questa cosa che appunto adesso vi farò vedere, che andrò a realizzare, mi sembra una cosa molto più adatta e molto più carina. Partiamo con il materiale. Allora, innanzitutto servirà un attaccapanni simile a questo, in legno. Io ne ho recuperato uno che è di vecchissima data, c'è ancora il timbro qua della sartoria, però essendo che non è il grezzo e ha un fondo lucido, dovrò andarlo a carteggiare. Quindi se anche voi avete recuperato un attaccapanni che non è perfettamente grezzo, dovrete procurarvi allora anche della carta simile a questa, ecco, con la grana grossa, di modo che gratti meglio possibile. Dopodiché ci serviranno dei colori. Io utilizzerò questo azzurro pastello, ecco qua, e poi andrò a fare dei particolari con del bianco. E vabbè, questo qui è burro, però è bianco, quindi va benissimo per quello che mi serve a me. Poi ovviamente un pennello, uno più grande e uno più piccolo per i particolari, del lucido di finitura, ecco qua, e poi per abbellirlo ancora, in base al colore che voi sceglierete, un nastro. Io l'ho già anche fatto, solamente da sistemare un attimino, ecco qui comunque, un nastro in base al colore che voi sceglierete per il vostro attaccapanni. Per prima cosa, allora, andiamo, bisogna carteggiare l'attaccapanni. In questo caso io lo farò fuori perché ovviamente in casa non mi pare il caso di riempirci di questa polverina antipatica, quindi o in balcone o in giardino, fatelo dove ci sia comunque un po' di aria, che non si depositi questa polverina fastidiosa. Andiamo allora a preparare il nostro oggetto e ci vediamo qui fra poco. Ecco qui, allora, io l'ho grattato più che potevo, infatti la patina di lucido che aveva è andata via quasi completamente, in alcuni punti è rimasta ancora leggermente, però non ha più quel velo di lucido. Quindi andiamo a preparare il colore. In un bicchiere ho aggiunto ma pochissimissima d'acqua, perché comunque essendo che è piuttosto difficile da andare a coprire come base, trovo che meno lo si fa lungo il colore meglio è. Quindi ho messo appunto poca acqua. Ecco qua, speriamo che basti, tutt'al più se ne aggiunge ancora un po'. E andiamo a ricoprire il nostro attaccapanni. Ah, ovviamente proteggiamo la base dove lavoriamo con dei giornali, certamente. È naturale che sicuramente una mano, almeno in questo mio che non è grezzo, non basterà una mano, perché sicuramente ce ne andranno almeno due o anche tre. Io la prima la do un po' più blanda, di modo da incominciare a coprire tutti i punti più, ecco qua.
Eccoci qua. Allora, io premetto che ho dovuto dare ben 3 mani di vernice e lasciare asciugare da una mano all'altra per ottenere un colore uniforme e più che soddisfacente. Una volta fatto questo, adesso procederò a decorarlo. Dunque, come vi ho fatto vedere già prima, per decorarlo utilizzerò successivamente questo nastrino che, come potete vedere, ha quadrettini azzurro e bianco. Io lo cercavo coi pois, ma purtroppo non sono riuscita a trovarlo, quindi nonostante che il nastrino sarà a quadrettini, io avevo pensato di fare sull'azzurro dei pois bianchi, ecco perché il color bianco. Per realizzare i pois, io mi sono dimenticata di dirvi prima che userò anche questi bastoncini da spiedini e userò la parte terminale, e che intingerò nel bianco e poi andrò a realizzare tutti i pois. Ovviamente, fatto questo, lo dovrò di nuovo far asciugare e poi alla fine decorarlo col nastrino. Ecco qua. I pois, anche se non vengono proprio perfetti, io intingerò qui nel tappino. Tanto fate una prova magari in un angolino che non sia proprio troppo in vista, di modo che vedete come vengono più o meno i pois. Ecco, non so, magari all'interno, ecco, magari ne fate uno più o meno all'interno, qui così, e vedete più o meno quanto colore. Ecco, sì, diciamo che va già bene. Allora, procediamo. Se magari tirate su troppo colore col bastoncino, potete leggermente scaricare il colore sulla carta che avete sotto di voi, magari in un angolino, di modo che non ne rimanga troppo, ecco. Se no poi rimangono magari sbavati e non vengono proprio una meraviglia, e sono anche brutti da vedere. Non ne voglio fare troppi, non li voglio neanche fare tutti uguali. A questo punto faccio asciugare da questa parte, poi lo girerò al contrario e farò i pois anche dalla parte opposta.